Sì, dottore. E negli ultimi tempi dimentico spesso le cose, piccoli fatti appena accaduti, nomi, la faccia di una persona incontrata l'altro giorno, dove ho appoggiato il telefonino, la tazza del tè. Una mattina ho messo qualcosa di assurdo, non ricordo più cosa, nella scarpiera. Sarà disattenzione, suggestione o una strana nostalgia all'idea di imboccare la strada di mia madre. A volte penso di avercelo anch'io. Buonasera a tutti. Ho l'onore di fare la moderatore. Non so se è un onore o è un onere. A voi la scelta. Ho qui alla mia destra Gianmaria Morresi, che ormai conoscete, caro collega e anche ormai esperto in settore. Alla mia destra questo bellissimo assessore che si chiama Valerio Musco, che conoscete anche tanto. Alla mia sinistra abbiamo l'eroe di questa sera, Farina, Michele Farina, giornalista di Direttore della Sera, che sarà il dominus della serata, la nostra consuelo, che mi appoggerà in questa opera difficile. Sì, sono molto felice di presentare il libro, di presentare Michele Farina. Il libro è un libro veramente importante, perché è una testimonianza e perché raccoglie tutta una serie di storie importanti viaggiando per l'Italia e non solo per l'Italia, oltretutto, perché, come diceva poco fa Michele, le famiglie che hanno un malato di patologia di Alzheimer o affine in casa tendono a chiudersi per pudore, per difendere la propria fragilità e non comunicano. E quindi c'è questa dimensione di solitudine, che è una dimensione pesante, che è una dimensione che può generare disperazione se non si trova la possibilità e il modo per comunicare. Ecco, Michele ha avuto in famiglia la mamma con una malattia di Alzheimer, l'ha seguita per tutto il percorso della malattia e anni dopo ha ripreso a pensare a quell'esperienza e ha voluto farlo non per sé soltanto, ma per tutti noi come cittadini del mondo, per tutti noi come persone umane che vivono fino in fondo la dimensione appunto dell'umanità, anche e soprattutto forse nel momento della fragilità. Per 2 anni Michele Farina ha percorso l'Italia facendosi guidare dalle storie che nel desiderio di incontrare storie, di vedere i volti delle persone, delle famiglie, delle persone, ha assorbito queste storie e le ha messe in questo libro, che è un libro veramente bello, perché non soltanto è un libro di testimonianza, ma anche ha dei pregi estetici, ed è anche un libro importante perché ha una parte di informazione che è estremamente ricca e che può permetterci poi di chiedere anche alle istituzioni, no? Quello che è doveroso per tutti noi, non soltanto per le famiglie con malati, con patologie di Alzheimer, non soltanto per i malati, ma anche proprio per tutti noi, come comunità degli umani, come comunità della persona umana. Michele Farina è qui per parlare insieme con noi del libro e comincerei a chiedergli proprio di che cosa è stato nella sua esperienza l'incontro con questa forma, con questa patologia. Per dire che è il padre, mia madre, diciamo, delle loro nozze.
vado velocissimo, no? Questo qua camminava con mio fratello, io sono quello in piedi, ok? Ah, qui siamo tutti storti. Ok, questo sono io con la mia mamma quando la malattia ha cominciato a fare capolino nella nostra famiglia. E come vedete io le indico la macchina fotografica e lei cominciava già a non vedere bene. La malattia madre ha colpito inizialmente gli occhi, cioè ce ne siamo accorti, mio padre se ne è accorto perché aveva dei problemi a stirare. In quel tempo mia madre andava all'università degli anziani, si chiamava così, allora a Monza, che tornava a casa con questi libretti pieni di appunti su Platone, su Socrate, eccetera. Mia madre ha fatto la terza media, ha finito la quinta elementare sul paese, a Martinengo, in provincia di Bergamo, e poi quando aveva 20 anni, facendo già l'infermiera all'ospedale di Monza, di sera ha fatto le scuole mediche. E mi ha sempre fatto molta tenerezza che poi appunto andasse di gusto ad ascoltare le storie sui filosofi greci. E dicevo che non vedeva più a stirare e non siamo andati dall'oculista, no? Gli occhi erano perfetti. E poi l'urologo, poi un'altra fila che voi magari conoscete meglio di me o quanto me, ho scoperto molti anni dopo, l'ho scoperto veramente in questo viaggio, cosa fosse veramente la variante d'Alzheimer che aveva mia madre, perché l'Alzheimer e le demenze in generale sono, l'ho scoperto dopo, un fascio di patologie, di esperienze direi, no? E questa che aveva mia madre, me l'hanno raccontata, presente anche proprio il momento in cui stavo mangiando una serata di riso a Mezza Terme, c'era cioè questa neurologa, che è Maria Bruni, che è una tipa tosta, che parla anche nel libro, che mi ha detto, ma sì, certo, l'atrofia corticale posteriore. Allora, è una forma, una variante rara dell'Alzheimer, che colpisce la parte posteriore del cervello, dove c'è quindi la centralina che elabora le immagini, no? Quindi mia madre aveva una vista perfetta, però la centralina che elaborava le immagini andava un po' in tilt, per questo non vedeva. Questo è mio papà. Questa mia mamma è in fase già un po' in versione appunto moglie di toro seduto, no? con la sua seggiola. Oh, questa è Ines, con la mia mamma. Ines è quello che considero mia sorella, è stata, per dire così, no? Tutti i giorni, la badante storica, no? Quella che ha voluto bene a lei quanto abbiamo voluto noi, quindi è una persona che poi è rimasta nella nostra vita, no? Oggi a mezzogiorno ero a mangiare da mio padre, appunto è arrivata Ines, c'era suo figlio piccolo e siamo mangiati un misto di italo-peruviano. Nel libro ne parlo perché poi le figure che assistono, che ci aiutano, questo è mio fratello con la mia mamma, una volta che mia mamma non morisse, e ho voluto mettere questa foto perché la faccia di mio fratello, che è una persona che non fa il giocoliere di parole come è sottoscritto, è uno che si tiene tutto dentro, no? E però sapete bene questa faccia, non so se si riesce a vedere, questa faccia di tenerezza, di gratitudine, non so che cos'è, però è una foto che mi, cioè starei 10 anni a guardarla. Sì, è vero, è importante allenare la mente, allenarci, tenerci allenati. Dopodiché poi è importante anche, soprattutto, no? Cercare di fare la vita che si è sempre fatto, cercare di fare quello che si può fare. No? Non è che dobbiamo... Cioè, il primo punto è stare bene. Io questa cosa non la sapevo quando mi era malata, io cercavo di, no? Cercavo di tenerla a tutti i costi dalla mia parte. Quando lei diceva, quando andiamo a casa, eravamo nella nostra, lei era sulla storia della nostra cucina, dove siamo cresciuti, eccetera, eccetera. Io impazzivo, no? Come credo tanti come me, l'idea che lei non riconoscesse più casa sua, e quindi non riconosceva più se stessa, noi, eccetera, perché se non riconosci più casa tua, significa che tutto si sta perdendo, no? Quindi il tentativo di tenerla di qua, vale a dire, ripetere all'infinito, cercare di farle capire, questo fatto che noi eravamo, no? Adesso so che questo
perché non volevo mica mia madre, volevo veramente tenerla di qua. La cosa migliore probabilmente, lo dico io da fine, insomma, però poi ho avuto delle conferme, queste anche da persone che si occupano per lavoro, no? di queste dinamiche, era secondare lei, no? E dire ok, andiamo a casa, farsi un giro, tirare, tornare indietro. Allora, perché dico questo? Dico questo perché essenzialmente il benessere delle persone è una cosa più importante di questo, è una delle cose che ho capito, e che non sono scontate. Però meno io, 20 anni fa invece, la cosa più importante era che mia madre restasse mia madre, che mia madre non si perdesse completamente. Quindi, no, l'immagine è quella di qualcuno che si aggrappa, no? E quindi cerca di tenere tutti i costi. Questo praticamente nel caso specifico del singolo produceva angoscia per me, stress per mia madre, perché diceva come siamo a casa, qui non siamo a casa, no? E quindi era proprio una sconfitta totale per me, per lei e per tutti. Questo lo stavo dicendo perché è qualcosa di importante, probabilmente è questa, che è un sì, dobbiamo stare allenati, dobbiamo stare il possibile al di qua, ma il possibile bisogna cercare di stare bene. E quindi se stare bene significa continuare a fare le cose che sono, si sono magari prima che facessero sempre, non è che abbiamo operato tutta la vita, però era un'attività che a loro piaceva, no? E quindi questo posto, che è un posto, non è che stessero tanto a cercare, sono piccoli dettagli, cioè questo posto per esempio mi ha colpito perché non c'erano i camici, no? Questo non significa che dove ci sono i camici vuol dire che è un posto sbagliato, una struttura che non va bene, no, per l'amor di Dio, perché il camice magari può anche assicurare, darti sicurezza, sei in un posto dove ci sono delle persone che hanno il camice, quindi che hanno una professionalità e quindi sono medici, infermieri, ti possono curare, ti possono prendere cura al meglio di noi, no? Quindi anche lì non esiste la verità, anche sul camice ci sono tante possibilità, però devo dire che vedere questo posto e vedere che le persone, gli operatori non avevano il camice, non avevano i guanti, fa bene, mi ha fatto bene, faceva bene a loro, no? Perché l'idea era quella di non essere in un ospedale. Ma non so, magari può essere anche piacevole o rassicurante essere in un ospedale, ognuno poi lo vede alla propria maniera, no? Ecco, qua siamo, scusate questo rock qui, era solito che faccio, questa qui è Rocchina. Rocchina sta facendo la pasta di sale per delle stelle da appendere alle pareti per il Natale, no? E anche lì questa è una realtà di Carda, no? Cardano, che non è molto distante da qua, la cooperativa del Melo, che ha delle cose interessanti, non è che hanno la verità in tasca, no? Anzi, assolutamente no. L'idea del Melo è che devi sempre rincorrere una malattia, e secondo me questa è una cosa che non è sbagliata, cioè correre dietro alle persone che hanno l'Alzheimer, correre dietro all'Alzheimer perché è una cosa notevole, che cambia completamente, che un giorno è così e l'altro giorno, il giorno dopo è diversa, che addirittura è correre dietro alle cose, mi sembra, che non è molto, guardate bene, ci pensavo tu, non è molto di moda, no? Perché immaginatevi un assessore che a proposito di politiche dice ma noi effettivamente non abbiamo la verità in casa, stiamo cercando di correre dietro e trovare la soluzione. Non è stata la soluzione, tu sei pagato per avere le soluzioni, no? Allora, Dio ci guardi anche da persone, le realtà che hanno la soluzione stabilata, scritta, uniforme, una volta per tutte, quindi si fa così. Comodo dire si fa così, perché no, avanti un altro, pensiamo un'altra cosa. L'Alzheimer e demenza, ma forse direi tutte le criticità, tutte le fragilità che dobbiamo affrontare nella vita, che affrontiamo come collettività, come singoli, come famiglie, come istituzioni, sono delle fragilità, delle realtà, delle esperienze che non sono mai definitive, che sfuggono, che allora noi dobbiamo correre dietro, non c'è niente di male a correre dietro a una persona che ha Alzheimer, non c'è niente di male a correre dietro a una patologia che ti sfugge, non c'è niente di male a sperimentare, posto che il centro della sperimentazione è naturalmente il benessere e la dignità delle persone, la dignità è un termine fondamentale in questo discorso, no? Dignità e benessere. Allora, la Rocchina a Carpano sta facendo la pasta di sale. Io sono molto terrorizzato, sarei rimasto lì una settimana intera, no? Perché stavo chiedendo.
stare bene. Tutto sto sale. E chi mangia poi questa roba? Chi la mangia? Ma no, chi ha quelle stelle? E lei dice, ah sì, dopo un secondo dice, ma tutto sto sale. Ok, allora, pare. Vediamo che foto c'è dopo, non mi ricordo più. Qui è Oscar. Oscar l'ho visto anche oggi, insomma, in giro vicino a casa sua, a Cascina Monumore, non so se sei mai stato. Un posto bello, c'è una chiesa, c'è una chiesetta romanica del 1300, credo. Oscar è uno che ha avuto Alzheimer, ha 59 anni, ha delle difficoltà oggi molto, rispetto a un anno fa, quando l'ho conosciuto, molto importante dal punto di vista del linguaggio. Siamo entrati in questa chiesa, pensavamo fosse chiusa, abbiamo osato, sapete che 90% delle chiese, ma dove lì lo apri, chiuso, no? Sono entrato lì, eccetera. E aperta, siamo entrati. E Oscar stesso è rimasto catturato da questo silenzio, da questa pace. C'era questo leggio al centro della con un libro sacro aperto, c'era il Vangelo. E Oscar si è preso gli occhiali, tirato fuori gli occhiali, e si è cominciato a leggere questa pagina. E Oscar è rimasto lì, ha leggito il capo, Oscar ha problemi di lettura, cioè probabilmente Oscar non stava leggendo, sua moglie mi racconta che prende, apre il libro, no? Magari cose di Cosa Nostra, lui era un tipo, ci teneva molto la cosa della mafia, era una persona, no? Impegnata nel senso buono del termine, non legge più. Questo gesto di Oscar, che parla a fatica, si capisce poco, non legge, tira fuori gli occhiali, no? Si rimette e guarda questa pagina, questa chiesa deserta, silenziosissima. E per me è un regalo meraviglioso, anche per lui, perché poi quando siamo tornati a casa, è arrivata anche sua moglie, ne abbiamo parlato, lui ne ha parlato a lei, no? Però per me è stato un regalo meraviglioso, cioè l'idea che Oscar ha la difficoltà, ce l'ha a prendere, toglie gli occhiali, cioè si rimette e gode di questa roba. Questa chiesa deserta che era risuona anche per noi. Ecco, però questo è un piccolo regalo, no? E io sono sicuro che è arrivato lui, no? Ci sono tantissimi, ci sono tanti di questi piccoli regali che noi, dico noi familiari, noi medici, noi operatori, noi, no? Ci sono tanti di questi piccoli tasselli, no? Che magari non compongono un mosaico, perché poi il mosaico ha dei sguardi, no? Enormi, no? Non è che possiamo pretendere, pretendevo di riempire il mosaico di mia madre, della sua identità, no? Di fare come se niente fosse successo, non è così. Quindi il vaso, il mosaico, è pieno di buchi, magari tu non capisci la sua, no? L'immagine non capisci più quella rappresenta, però ci sono dei tasselli, delle cose che ti fanno capire, infatti, rendono questa pena una pena che vale la pena, scusate il bisticcio, di essere vissuta. Adesso mi fermo e faccio solamente, ecco, ultima cosa, a proposito di pena, questo signore è un signore che ho conosciuto dopo il libro, l'ho conosciuto grazie al libro, è una delle cose belle, è un signore che non è di esempio di vita sua, ha una figlia che si chiama Raffaella, che ha fatto la carina ebrea, che ha un rapporto conflittuale oggi con suo padre che ha l'Alzheimer, perché non lo riconosce più, perché non sopporta, perché non tollera, no? Come lui è, cioè, i suoi modi, il fatto che non sia più lui e magari mostri, no? Le facce peggiori di sé, no? Perché uno che si perde non è sempre allegro, si sta perdendo. E questa cosa è straordinaria perché queste sono le mani sia, sono le mani di suo papà e sono le mani di Raffaella. Perché in un centro qua a Legnano, non è ovviamente l'unico, è un caso che vi dico, è un caso che ho conosciuto, questo signore è entrato in contatto con i mandala, no? con le matite, così, e è una cosa che l'ha appassionato, no? Ed è una cosa che in qualche modo l'ha messo in contatto, l'ha rimesso in contatto, anzi Raffaele dice che ha scoperto un padre che non conosceva. Allora, tra tutti i padri che lei conosceva e che non ci sono più e che lei vive la perdita come se fossero, no, non solo una perdita, un lutto, un dolore, ma anche un affronto,
no? Perché è difficile, da voi che ti viene veramente rabbia, no? Nei confronti delle persone che non sono più loro, no? Dice, cazzo, perché non sei più tu? Allora lei ha trovato un padre che non ha mai conosciuto, che non ha mai avuto, che è il padre, è il padre di questa fotografia, no? È il padre che magari gli chiede, ma questo colore tu cosa ne dici? Poi magari c'è un silenzio che dura un'altra ora, no? Però sono quegli approdi, quegli agganci, quelle che per te sono straordinari, no? E anche questo è un piccolo tassello del puzzle, non è tutto. Però sono quegli agganci, quegli approdi che con certe vie lontane, io quando ero giovane forte facevo anche l'alpinista, e magari ti chiedi ma come cazzo fa a stare su una roba così, no? Quella clessidra che porti a fare, che ho preso, perché ti chiareggia, il ghiaccio, io adoro il ghiaccio, essendo su ghiaccio, ma come fa? Come fai a stare su? Stai su? Allora, anche questo tipo di approdi che sono assolutamente fragili, che sono idee, no? Cioè sono quattro mani lì intorno a un disegno che non è neanche chissà che cosa, ma sono delle cose che ti permettono, no? di dire ok, questa cosa vale la pena di essere vissuta. Se cerchiamo di riportare indietro la persona, sbagliamo. Se accettiamo noi di cambiare insieme con la persona, allora forse questo c'è possibile e ci dà dignità a noi e alla persona che ha una patologia. Assolutamente, e mi verrebbe da dire, anche qui in omaggio al posto dove siamo, che questa cosa è più facile, se, cioè io per esempio non credo di esserci riuscito io come la mia famiglia, cioè noi abbiamo tutta la vita cercato di tirarmi la rete qua, di tenerla con noi, no? Non so se siamo riusciti a fare questo salto, forse ci riuscivo soltanto quando ci mettevamo a cantare, lei cantava e faceva cantare, a un certo punto non sapeva più le parole, le canzoni, e io lì effettivamente ho desistito da cercare di, no, di ricordare con lei le parole di Pescatore di André, e quindi si andava, come dire, no, a gorgheggiare. Effettivamente se penso a mia madre felice, nella fase della malattia, la penso mentre canta, e canta delle cose senza senso, no? Anche delle storie tese, cioè delle parole in libertà, delle sillabe in libertà, delle lettere neanche, dei suoni, no? Questo dico perché però generalmente è molto difficile, cioè riesci a farlo, secondo me, io sono in questa, si riesce a farlo, si può tentare di farlo se non sei da solo, se non sei tu e la tua famiglia, cioè se c'è una cosa come quella che voi rappresentate qui oggi, no? Se c'è una cosa come quella che si dovrebbe costruire, che si sta costruendo, che in alcuni posti forse dell'Europa è più avanti che la costruzione è più avanti che da noi, mentre la Danimarca o l'Olanda, no? Cioè una comunità amica della demenza. Beh, la parola amica mi sembra sospetta, la parola comunità anche, però devo dire che è cruciale il fatto che intorno ci sono persone che sanno di cosa stiamo parlando, non solo che c'è quel disturbo del comportamento, c'è uno che si perde, c'è uno che non ha più, ma sanno e hanno percepito, è stato comunicata anche la ricchezza di questa esperienza, che è la ricchezza che pur tra tutti i buchi giganteschi del puzzle, del mosaico, è una ricchezza reale, non si tratta di fare la carità a nessuno, si tratta di scoprire, no, che perdendosi una persona può anche acquistare per esempio delle cose che prima non aveva, oppure conservare delle cose che mai immagineresti che avrebbe conservato, ma tutti devono sapere questo, e questo significa che le comunità, i comuni banalmente, quando si parla di demenza, di demenza friendly community, non è che si integra la comunità sul monte, no, di virtuosi, no, significa banalmente una campagna a tappeto che magari parte oggi e finisce con la frutti per 10 anni, che coinvolge in primis le scuole, quindi quello che fate qui qua è meraviglioso anche per questo senso, e parlava per esempio il professor Trabucchi alla festa, no? Già per questa azione dell'Alzheimer, cioè l'idea che ci si mette in testa che, ma non perché c'è solamente la demenza o solamente l'Alzheimer, ma questa cosa può anche
portato, spostare anche altre fragilità, altre difficoltà, no? Ma vuol dire che, per esempio, vai a tappeto, questa cosa mi è rimasta impressa da Dio, perché mi sembra una cosa, cioè, i commercianti, vale, sanno che c'è la zara, sanno più o meno come, e questo è fondamentale, perché la vita, soprattutto in una piccola città, in una cittadina, in un paese che non è un paese che ha un milione di abitanti, ma che ha 10, 20, 25 mila, l'idea che davvero quel paese possa diventare amico della demenza non è una campata per aria. Questo non significa che la demenza non c'è più, che il dolore della demenza non c'è più, significa però che una comunità si attrezza da quel sorriso, cioè sì, è capitato un mio amico, per esempio, a Bologna, che ha incontrato un signore che aveva la risposta e lui, sapendo di cosa poteva trattarsi, ha cominciato a cercare di avere degli agganci ed è riuscito a trovare poi un'indicazione per cui poi è arrivato il figlio e ha accolto il padre tranquillamente. E non è successo nulla di grave, si è risolto tutto in maniera molto semplice. E quindi l'informazione fa veramente tanto, non per annullare il problema, no? Ma per renderlo meno pesante e per condividerlo. Perché la condivisione è qualcosa che ci alleggerisce tutti, io sono convinta di questo, insomma, quando è una comunità queste volte da un po' di passato, ma condividere invece è una parola che mi piace. Romano, vedere qualcosa. Sì. Posso farti una domanda personale? Però rispondo brevemente, perché io le dico di risposta. Quando hai cominciato il problema di mamma, senti bene, sì. Quando hai cominciato il problema di mamma, sarai andato anche tu da parte medico e naturalmente mi avrai chiesto aiuto anche di tipo farmacologico. Avrai fatto anche tu la domanda, quella che i medici, io stesso mi sento fare da molti pazienti, si può fare qualcosa? Abbiamo dei farmaci. Hai creduto, come molti hanno creduto, all'uso di questi nuovi farmaci? Forse quando mamma ha cominciato ad ammalarsi non erano ancora giunte per gli editori della ricerca così desiderata. Ho un'idea, perché effettivamente io sono andato la prima volta a sentire, credo fosse un convegno dell'Associazione della Federazione Italiana, non so, per lungo, a farmi raccontare, a capire, sapere che cosa fosse l'Alzheimer. È stato così uno shock, credo fosse stato più perché noi eravamo impreparati, più che al fatto che ci hanno fatto vedere quale sarebbe stato il fine della nostra vita per 10 anni. Forse anche per questo, cioè c'è un modo anche, adesso cioè, si parla di diagnosi omeopatica, no? Cioè devi dirlo, lo devi dire in certi modi, non lo so, io non mi ricordo come ci fu detto, so che fu uno shock tale che tornavamo a casa, ci siamo stati piangendo i miei fratelli in macchina e poi diciamo che il ramo convegni, associazioni, così abbiamo tagliato. Sul fronte dei farmaci, ricordo che mio padre era contentissimo, abbiamo fatto carte false, abbiamo cambiato lo neurologo per fare in modo che mia madre entrasse in questo trial, come si dice. Proprio subito dopo ci hanno detto che mia madre non era più in condizione di. È interessante che cosa so al volo. Obama dice che entro il 2025 ci sarà una soluzione farmacologica, ci sarà una serie di colloqui, poi sarebbe stato stato al 2030, cioè abbiamo un sacco di soldi in questo. L'idea di fondo, che probabilmente sarà giusta e che comunque ha una dose di ironia, è che loro stanno cercando pazienti, no, sempre più giovani, sempre hanno stato sempre più lieve di malattia, perché sono diagnosi precoce sostanzialmente. Addirittura prima ancora che possiamo cercare queste due. È come se questo effettivamente a un neofita come me, a uno che poi vede subito le cose dal punto di vista del sarcasmo, se vuoi, è che insomma, cioè, i farmaci non funzionano e ho cambi malati su cui testare perché finalmente si sa. Questo è un modo maligno di vedere le cose. In realtà c'è una verità scientifica, nel senso che
si interrompe, quando poi la malattia si manifesta in maniera importante, cioè come se questa cosa arrivasse, invece pensavo che l'accumulo dell'olio fosse continuato e andasse avanti fino alla fine della malattia, no, si blocca, no? Esatto. Insomma, i farmaci no, che aspettiamo, che era quello che i miei fratelli dicevano, c'è un farmaco, no, cazzo, c'è un farmaco. Bisogna andare oltre questa cosa, va bene, non c'è un farmaco, non c'è un farmaco per tutte le malattie neurodegenerative, questo bisogna dirlo, cioè i Parkinson, cioè si riesce a curarne no, in maniera più efficace, ma non si è trovata la soluzione. E tutte queste malattie sono accomunate da questo fatto, cioè sembra che ci sia un accumulo di proteine, no? di proteine nel cervello che non riescono più a essere smaltite, riescono più a fare il tutore, ma non solo, lo dico dal punto di vista come dire, narrativo di racconto, perché ho capito anche che si può e si deve cercare di raccontare il conflitto delle malattie in una forma, in un modo che sia, sia intelligibile a tutti. Sia quasi, come dire, accattivante, dico una parola che capisco che può essere colta male, però insomma uno legge Rughe, no? E ne è catturato ed è un fumetto, no? Allora cioè, si può anche raccontare, io un po' ho cercato di fare nel mio piccolo, magari in maniera destra, ma raccontare questi killer di Camilloide e Paolo, no? Che si comportano come sicario, è importante perché è vero che le persone cercano. Io cercavo la soluzione farmacologica, però ho scoperto che tante persone dicono: ma che cos'è sto Alzheimer? Allora, raccontarlo come se fosse un fumetto, come se fosse un giallo, o non significa mancare di rispetto alle persone, a chi le studia, a chi cerca delle soluzioni, significa, se possibile, addomesticare il più possibile questi mali, no? Che altrimenti restano nel loro alone, no, di inaccessibilità di cosa succede, c'è da loro, no? E quindi con tutti anche lo stigma e quello che comporta anche in termini sociali. Quindi allora la farmacologia lasciamo perdere, e bene allora che come dire, non ci si crei in termini così. No, questo è questo, cioè non vedi i medici, ma poi ci poi ammazzano, cioè c'è moltissimo lavoro. Cioè, questa è una realtà, quello posso dire come testimone, tutte le persone che ho consultato a riguardo, è una malattia di cui stiamo imparando molto, ma non abbiamo ancora imparato abbastanza. Quindi si arriverà a una soluzione, non sappiamo quando, e il fatto che non ci siamo ancora non deve essere un alibi per dire, vabbè, ok, allora non c'è niente da fare. Questo è una cosa che deve essere detta in maniera molto chiara. C'è molto da fare sul fronte della ricerca, il conto sono che è così, cioè per l'Alzheimer fino ad oggi la ricerca spende un trentesimo di quanto si spende per il tumore, ma non si tratta di fare la guerra tra chi ha il tumore, no, non tra ricerca, no, si tratta di dire cose come stanno, no? Quindi c'è molto da fare sia sul fronte del farmacologico sia sul fronte della cura, nel senso ancora teatro della sua canzone. Mi ha molto colpito, scusa con quello che dice, e mi ha molto colpito, tu parli in un certo punto, non sto parlando con qualche collega, di riserva cognitiva. Siccome la farmacologia non funziona o funziona poco, allora bisogna puntare su un atteggiamento, come dire, empatico, paziente e chi gli sta attorno. E quindi cercare di capire la riserva cognitiva che ha il paziente per non opporsi al paziente, ma per, come dire, sviluppare la riserva cognitiva, riuscire perlomeno in alcune fasi, evidentemente o precoci o comunque di malattia ancora governabile sotto il tuo profilo. Insomma. Sì, questo implica poi due punti. Da una parte la prevenzione, si parla molto di prevenzione. Dall'altro appunto conservare, mantenere, no, le capacità, le ricchezze residue. Anche qui è una cosa che va a detta, è importante, cioè lo stile di vita, anche qui è un'espressione che non mi piace,
possono influenzare, perlomeno possono sicuramente influenzano il momento in cui l'esordio, no, queste patologie. Quindi sembra di essere quello che fa pubblicità, televisione, fate molta ginnastica, però è innegabile. Per esempio, lo Spartino diceva, io, per me la cosa più bella che io mi sento di consigliare è il tango. Io dico che non va, però perché il tango, di là non puoi prendere il tango dove va, perché hai il re, perché qualcosa che ti dà movimento, è qualcosa che esatto, che ha a che fare anche con l'aspetto relazionale, no? Non è che dobbiamo andare, non è che siamo tutti associati qua domani a scriverci a scuola di tango, però per dire che è una cosa che possiamo fare e che, attenzione, si può fare a tutta l'età. Questo mi ha messo questo particolarmente, cioè questi studi svedesi, olandesi, dimostrano che questo è valido anche per una popolazione di 60 anni. Cioè la riserva cognitiva è, che è quello che ci permette, insomma, no? Il nostro cervello che cerca di ha delle risorse, no? Che riescono in qualche modo a contrastare, a ritardare i mascalzoni, l'amiloide, tau o chi per loro, no? Quindi questa cosa è una cosa molto importante. Ma forse davvero allora, il 50% delle possibilità.
possibilità, una su due, di avere questa mutazione. Sono storie veramente impotenti, anche questa la loro mamma ha voluto anche tu questa cosa, ovviamente io non giudico nessuno, lo vedo solamente come una forma di comunque sia di ammirazione, no? Perché è una madre, una donna che ha scelto, ha voluto mettere al mondo due figli sapendo che dovrebbero avere la mutazione che ha portato via il loro papà a 45 anni. Adesso forse sono uscito in un caso singolo, però la Colombia è lontana, se tu pensi a due bambini che camminano in una strada di Lamezia e lì ci possono avere. Dopodiché stanno vivendo la loro vita, non so se avrei fatto al posto di questi genitori, non so, credo che nessuno possa saperlo se non loro, no? Un'altra curiosità è il rapporto cancro-Alzheimer, sempre nel mio vero che è una cosa per me nuova quando ho letto questa bellissima pagina. Scrivo anche bene, tra l'altro, Farina, perché tutti i giornalisti scrivono bene, sono bravi a fare cronaca, ma quando c'è da fare un libro, ragazzi, che vi raccomando. E qui nel caso specifico è anche bravo come scrittore. E in questa bella paginetta dove dice sempre, naturalmente parlando, non so con chi, con certo, è con Musico, chi è questo Musico, un collega, cos'è? È un epidemiologo, è un epidemiologo che vuole la Santa Lucia, è una cosa che sono detto importanti. Guarda le cose dal punto di vista numerico, no? Mi dicono sui grandi numeri. Ma allora questa è una cosa che non ha un fondamento scientifico, è un'ipotesi, e questa è una cosa molto importante perché non vorrei assolutamente dare. È un'ipotesi che mi ha molto colpito, che in qualche modo è affascinante, se può essere affascinante, un'ipotesi che lega in qualche modo due patologie, due mondi che sono diversi, completamente distanti, no? Ma insomma la cosa, non voglio utilizzare le parole sbagliate nel libro, le ho proprio, come dire, ho dato voce a Musico perché non volevo scrivere castronate, e da giornalista mi capita ogni tanto di farlo. Però è così, c'è cioè una specie di corrispondenza, di inversamento proporzionale, per cui è statisticamente dimostrato che il Musico l'ha fatto prendendo in considerazione per esempio la popolazione della ASL, non so se 1 o 2 di Milano, no? Andando a vedere i certificati di morte, no? E confrontandoli con il database dei pazienti che facevano uso di antiprotini esterasici. C'è un meccanismo genetico metabolico che in qualche modo preserva di più, sta parlando di... Io la vedo in un altro modo. La cellula tumorale è una cellula in piena attività. Beh, anche strana, no? In piena attività. Ora, nella malattia degenerativa il mantra invece è una diminuzione di attività biologica. Capito? Quindi sono due nemici. Quindi se invecchia la cellula, se invecchiano le cellule, anche le cellule tumorali non hanno più la vitalità riproduttiva tipica della malattia tumorale. Sì, mettiamo così, allora. Riprendiamola così. Parola di medico, io ho buttato là. Andrea. Ecco, Morvesi, all'attacco. No, intanto no. Persona, non da medico, da persona vecchia, quindi che non sono... Sei più giovane di me. Che non sono nato con l'uso di computer, quando parlo di computer spesso commetto le stesse imprecisioni che sento dai non medici quando parlano di medicina. Però ho fatto un altro paragone su questo campo. Quello che io ho pensato di capire è questo. Nel Alzheimer si perdono dei file
È come quando noi non abbiamo lavorato, abbiamo lavorato una vita, abbiamo lavorato tanto, non abbiamo dato un salva. A me è capitato più volte, sì. E se penso un salva, quello il corpo cancella e non si torna più, non c'è una memoria per riuscire a trovarlo. Non c'è. Quando vedo invece il tumore, lo vedo di più simile all'aggressione di un virus. Che mi crea tantissimo e mi crea anche elementi che cancello di fare, oltretutto. Quindi sono diversi i meccanismi. Uno, giustamente, cioè produttivo, è giusto, è che io lo vedo di più, sì, per sapere, faccio questo di come paragone. Mi ha regalato una stupenda definizione
Aristotele, la regola della memoria, alla corda di uno strumento musicale che continua a vibrare dopo essere stata toccata. Memoria come vibrazione, risonanza. Cassiodoro la vedeva piuttosto come una specie di piccionata, divisa in tante celle o nicchie, ciascuna, immagino io, come ricordo viaggiatore. Ugo di San Vittore, nel XII secolo, l'ha paragonata al saculus del cambiavalute, un contenitore di pelle diviso in vari scomparti per le diverse monete, fino a quella immagine più famosa è quella di Platone e della sua tavoletta di cera su cui si scrive per poi cancellarla. Guarda, è chiaro che questo, no, stiamo parlando di storia, di filosofi, oggi la scienza ha fatto dei grandissimi passi, però questo quando vai a vedere, a cercare di capire come funziona l'ippocampo nel cervello, come si fissano i ricordi nella corteccia, gli stessi ricercatori usano queste immagini, no? Usano le immagini per andare in coerenza, dice. L'azione dei neuroni si sincronizza in diverse parti del cervello, si dice che va in coerenza. Ecco, è come se sparassero tutti insieme, i neuroni sparano, no? Si dice così in inglese, da un dato fire. Vabbè, e poi si va avanti. Sì, le metafore sono. Fare qualcosa, se tu vuoi solamente di chiuderci dentro.